Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi faremo il video spacchettamento di La Femme. E questo, io adoro La Femme, mi piace un sacco come azienda, collaboro con loro da un pochino e mi trovo stra bene con i loro prodotti, sono veramente super professionali, sono veramente ottimi e li stra adoro. Adoro anche spacchettare i prodotti perché mi sembra di essere arrivata a Natale, che bello! Allora, ho cambiato anche l'inquadratura del video perché mi avete strillato che l'inquadratura non era messa benissimo, avete ragione, avevo un treppiedi e non sapevo come mettere benissimo la fotocamera e prendevo la fotocamera, cioè prendevo tutto di lato e poi uscivo anche fuori dall'inquadratura, ero costretta a cambiare tutto nell'editing, quindi ok, adesso ho preso un altro treppiedi con il quale riesco a riprendermi dall'alto. Mi trovo stra bene con questo treppiedi, infatti vedete come si vede bene. Ok, vabbè, a parte queste cose che non vi interessano un cavolo, questa è la loro nuova collezione, la Metropolitan Love. Ci sono queste colorazioni qui, questo è tutto il loro catalogo con tutti i colori, io li adoro, alcuni sono HD, altri no, però piano piano li faranno diventare tutti HD. Ok, poi possiamo trovare all'interno, io l'avevo già aperto, infatti sono anche poco impolverati, questo sicuramente è mio figlio che ci ha messo le mani dentro. Allora, questo qui abbiamo il loro Acry Gel, questo è il Cover Beige e lo Snow White, spero che la luce vada bene. Sì? Sì, ok. Adesso li apriamo insieme, io ho già utilizzato i loro Acry Gel, ho il loro Light Pink e il trasparente, il Clear. Questo invece è il Cover, ve lo faccio vedere, io l'avevo già aperto perché ero molto molto curiosa. Aspetta che li spremo bene, ok, eccolo qua. Una colorazione molto molto naturale, diciamo adatto un po' a tutti i tipi di carnagione. Questo dentro quanti ml ci sono? Mi sembra 30 ml, se non sbaglio, non ricordo bene. Sì, 30 grammi, scusate, no ml. Ok, questo è il Cover e questo è il White. Eccolo qui, lo Snow White. Ma questa luce non mi piace per niente, ragazzuole. Ok, sembra che vada meglio. Come vi ho detto, li ho già aperti tutti quanti. È un bianco un po' lattiginoso. Ecco, lo stavo anche facendo uscire tutto di fuori. Fantastico, bellissimi questi video dove sono una ciompa. Comunque, lo mettiamo all'interno. Fatemi sapere se vi interessa una ricostruzione, facciamo una ballerina, secondo me, perché me l'avevano già chiesto di fare una ballerina, però baby boomer in struttura, per far vedere come realizzo il baby boomer, visto che ho il loro Cover, il light pink per sfumare e il bianco lattiginoso. Se vi interessa un video sul baby boomer in struttura a forma ballerina, fatemelo sapere, altrimenti faremo una square, una mandorla, non lo so, fatemi sapere voi, da me la ballerina è quella che va di più. Poi qui abbiamo le loro nuove cartine, eccoci qua, le loro nuove cartine, dentro dovrebbero essere 100 se non sbaglio, mi sembrano molto molto rigide, molto buone, le proveremo sicuramente insieme. Eccole qui, hanno tutti i taglietti laterali, vedete, è tutto già... Aiuteranno moltissimo queste cartine perché sono praticamente già pronte. Ecco. Ok, poi abbiamo questo è il loro volantino dove fanno vedere appunto tutti i loro Acry Gel, come si applicano tutti i loro colori. Eccoli qua, infatti io ho il Cover, il Light Pink, il Clear e questo. Questi due non ce l'ho. Se volete ve li stendo su delle tip per farvi capire bene le colorazioni. Ok, c'era il riflesso della luce. Poi che altro troviamo? Tutti i loro colori, tutte le loro spiegazioni e tutto. Poi mi hanno mandato un adesivo che sicuramente appiccicherò da qualche parte. Una loro limetta, cioè il riflesso della luce. Ok, una loro limetta. Prendiamo questo paccozzo gigantorme, che se no in quadratura non c'entriamo più. Adesso apriamo quest'altro, io ho già dato una sbirciatina, ero troppo curiosa, non potevo aspettare lo spacchettamento. Ok, poi
Questa qui è la loro nuova Fiber Builder Base. Io ho quella lì bianca. No, questa luce oggi fa capricci. Ok, meglio, no? Sì, direi meglio. E io, come vi dicevo, ho quella lì bianca. Mi sono trovata stra bene. Questa qui, la loro nuova colorazione, è super adatta per il baby boomer. Guardate che bella. Aspetta, prendo un po' di prodotto così ve la faccio vedere. Molto bella, sembra una caramella. Molto molto bella. Poi abbiamo, mettiamolo via perché sennò ci impicciamo. Poi abbiamo la loro base, che è universale, mi trovo stra bene. L'ho utilizzata anche con altre aziende e mi sono trovata benissimo, quindi super promossa la loro base. Poi abbiamo il loro olietto per le cuticole. Io l'ho già utilizzato e l'ho già odorato, è buonissimo, è pazzesco, sa tipo di torta al limone. Oh mio Dio, buonissimo, sembra tipo limoncello, torta al limone, non lo so, è fantastico. Poi a me piace un sacco questo qui con il pennellino, perché ne riesco a prendere poco, faccio tutto il giro cuticole con il pennellino. Invece tante volte io quando ho quelli là con i contagocce mi trovo male, perché dopo un po' mi si rompono. Cioè mi si rompe la pompetta sopra del contagocce, non lo so, o sono io che sono non sono capace o li sfracello, comunque mi si rompono sempre, quindi boh. Ok, no, poi questo qui non c'entra niente perché l'avevo appoggiato qui, ma questo non c'entra niente. Allora, eccone un altro, ve lo apro. Guardate che bello, è tipo un color mattone, un ruggine, molto molto bello, super adatto a questa... Eccolo qua, magari riuscite a vederlo meglio, sì. È così com'è dalla fotocamera, è aranciato. Ma è molto molto bello, per questa stagione è stra adatto per fare dell'arte con delle foglie, veramente carino. Poi questo qui è un rosso, è super bello anche questo, molto bello. Questo per Natale è pazzesco, in fotocamera sembra leggermente più scuro, ma è un po' più acceso, devo dire, quindi veramente bello bello. Poi abbiamo questo rosso glitterato che sicuramente sfrutteremo tantissimo per Natale, cioè, ma guardate la bellezza, cioè, ma quanto sbrilluccica, adoro. A me mandate colori brillantinati, green è felice. Poi abbiamo questo giallo senape, diciamo, eccolo qua, molto molto bello, super adatto a questa stagione, super belli. Io adoro veramente tantissimo i prodotti della Femme, mi trovo stra bene. Se volete ne possiamo stendere uno insieme. Quale stendiamo? Stendiamo quello glitterato. Ne stendiamo uno insieme così ve lo faccio vedere quanto sono pigmentati. Vi consiglio di iscrivervi alla loro pagina di Facebook, che si chiama La Femme Professionnel Official, dove il loro gruppo ufficiale, dove ci sono appunto anche io, posto le mie nail art e i miei video. Mi trovo stra bene, sono super carini tutti quanti. E non sono tipo come gli altri gruppi, tipo Tutorial Nails, che ci sono delle maestrine che ogni secondo, cioè se dici mezza parola, ti linciano. In questo gruppo sono tutti molto molto carini, quindi mi piacciono tantissimo. Vi consiglio tantissimo di iscrivervi, perché almeno così vi potete confrontare sui colori, sui prodotti, su come si utilizzano. E poi c'è Ilaria della Femme, che è super carina, vi risponde sempre, molto gentile, molto alla mano. E poi vi consiglio anche di iscrivervi sulla loro newsletter, perché quando vi iscrivete sulla loro newsletter avete il 10% di sconto sul primo ordine, quindi fa sempre comodo. E poi ogni mese, ogni metà fine mese su per giù, fanno degli sconti del 40% su per giù, e anche durante le festività, come per esempio ad Halloween, hanno fatto degli sconti su appunto sui loro prodotti del 40%. Quindi vi consiglio di iscrivervi, perché almeno così quando ci sono degli sconti oppure c'è una festività come per esempio Halloween e fanno delle promozioni, vi arriva la mail e potete fare un ordine e risparmiare comunque qualcosina. E niente, vi volevo stendere un colore, aspettate che prendo una tip. Eccomi qua con la tip. Allora, stendiamo questo colore che è l'H223. Ok, lo mettiamo a fuoco. Io adoro il fatto che ci sia una goccia di vero prodotto qui dentro, perché è più comodo, vedete, si stacca e c'è una vera goccia di prodotto. Adoro. Si stacca questo cosino, a parte che è di una comodità pazzesca averlo dentro al comodino, cioè dentro al comodino, scusate, sto fuori di testa. Dentro alla vostra...
al vostro cassetto, ecco, no, comodino, cassetto, cassetto, che non ce la puoi fare, entra al vostro cassetto e vi vedete il colore dall'alto, quindi è... Cioè, io prima vi ho illuminato poco, adesso sembra il video della Madonna. Sembra che ci sia la Madonna in questo video. Ok? Ce la possiamo fare? Ci siamo? Benissimo, oggi la luce non vuole collaborare con noi. Niente, gli siamo antipatici noi alla luce stamattina. Ok, perfetto. Cerchiamo di stendere il colore. Cioè, a parte, guardate che bello. Proprio la comodità di... Io mi metto sempre in maniera molto molto comoda. Ok, guardate com'è bello questo colore, è super pigmentato già dalla prima passata. Poi non è uno di quei colori che praticamente non ha il colore dentro, cioè ha solamente glitter, che poi quando voi li stendete la dip rimane tipo trasparente. Ed è super scomodo perché dovete sistemare brillantini ovunque, no? Col pennellino. E invece guardate che bello. A parte che veramente sbrilluccica un botto. Ma già con una prima passata, ma questo è bello anche da mettere come nel French o nel muretto. Veramente bello, guardate. Poi i loro prodotti, lo mando in lampada per 30 secondi. I loro prodotti mi piacciono veramente tantissimo perché, niente, non vuole mettere a fuoco oggi, niente. Oggi gli stiamo antipatici, questo video non sa da fare. Mi stanno, cioè adoro veramente i loro prodotti perché sono veramente pazzeschi. La densità è ottima, la coprenza, che cosa... Ve lo dico a fare, guardate, cioè questo nonostante non è un Ultra HD, perché ci sono gli Ultra HD che sono quelli con il bollino, no? Che sono super coprenti alla prima passata, con una densità, si autolivellano, io li adoro. Questo non è Ultra HD, ma penso che tanto piano piano li faranno diventare tutti Ultra HD. E guardate comunque che coprenza hanno, quindi veramente... Io li stra-adoro. Poi sono 7 free, quindi sono privi di formaldeide, di resita, di formaldeide. Comunque sono tutte cose che fanno molto molto male. Quindi date una sicurezza a voi che comunque vi respirate questi prodotti tutti i giorni. Quindi bisogna anche tutelarsi. E una sicurezza in più per le vostre clienti che comunque scelgono la loro nicotecnica in base anche alla professionalità, al tipo di prodotti che hanno. E quindi è importante tutto questo. Io sto molto attenta a che tipo di prodotti utilizzo. Guardate che bello. Bellissimo per Natale, guardate, cioè è pazzesco. Cioè sbrilluccica un botto. Cioè solo io sono super patita delle cose che sbrilluccicano un botto, spero di no. E niente ragazzi, questo era il video spacchettamento di La Femme. Spero di esservi stata chiara. Se volete un video del Baby Boomer in struttura con i loro prodotti, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornate sulle nail art. E niente, poi vi volevo chiedere, mi era venuto in mente l'altra sera, io la sera prima di andare a dormire penso a che video devo fare. E mi era venuto in mente se vi poteva interessare un video dove facciamo i promossi e bocciati. Perché ho visto che sul web praticamente nessuno, ma proprio nessuno, fa i video dei promossi e dei bocciati delle unghie. Cioè fanno tutti i video dei promossi e delle bocciati di make-up, quindi dei pennelli, bla bla bla. E invece dei promossi e bocciati delle unghie non lo fa nessuno. Io ho tantissimi bocciatissimi, proprio brutti e bocciati, che li odio. Quindi fatemi sapere se vi interessa, perché facciamo un video dei promossi e bocciati e vi dico quali prodotti per me sono proprio no. E niente, scrivetemi tutto nei commenti, vi ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, dove sono attiva, molto più attiva, e lì pubblico tutti i miei lavori giornalmente. E niente, per qualsiasi altra cosa fatemelo sapere nei commenti. Vi abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!